Proseguono in modo alacre e spedito i lavori di adeguamento dello stadio di Altopascio in vista dell'imminente stagione calcistica, in costante collaborazione con l'amministrazione comunale. La storica promozione del TAO, ottenuta a maggio grazie alla fantastica impresa sul campo del Livorno, ha inevitabilmente costretto ad accelerare i tempi. Domenica 4 settembre scatterà infatti la nuova stagione 22-23 e l'auspicio dei dirigenti amaranto è solo uno: poter abbracciare quanto prima i propri sostenitori nella rinnovata struttura. La squadra, affidata ancora a mister Pietro Cristiani, è stata doverosamente puntellata, conscia di dover affrontare un torneo molto difficile e con avversari di indiscutibile spessore. Evidente che l'obiettivo, almeno in partenza, è abbastanza chiaro. A livello di risultato sportivo, ovviamente, di traguardare una salvezza senza grandi patemi d'animo, però più che altro quello che ci interessa a noi è valorizzare i giovani e dare una continuità a un progetto sportivo che parte da lontano. Come tutti sanno, TAO Calcio è una realtà abbastanza importante che si è fatta conoscere anche a livello nazionale grazie al lavoro svolto sul settore giovanile, con dei risultati, tra l'altro in particolare quest'anno, eccezionali. I lavori, come dicevamo, procedono spediti nel rigoroso rispetto del cronoprogramma e prevedono diversi interventi resi necessari dal logorio e dall'usura del tempo e dal fatto di partecipare ad un campionato come la Serie D, con la speranza ma anche la convinzione che tutto sarà pronto tra poco più di un mese. I lavori stanno procedendo abbastanza velocemente, speriamo di essere pronti per settembre, in modo da dare la possibilità al TAO Calcio di giocare qui quanto prima possibile tutta la Serie D.